belli cari miei, Sampdoria 1, Juventus 2, due prodezze a regalare così successo alla signora, l'ultimo per quanto concerne il campionato del 2019, poi adesso concentrazione rivolta alla sfida di domenica che mette in palio il primo trofeo, che è una Supercoppa italiana contro la Lazio in Arabia Saudita, con la Juve che partirà venerdì attorno all'ora di pranzo appunto per questa importantissima sfida. Che dire se non soffermarsi ovviamente sulle prodezze appunto di Dybala e Ronaldo, il primo imbeccato da un bel mancino a livello di cross targato che è Alessandro, e Dybala poi di prima intenzione fulminare inesorabilmente l'incolpevole campione, sempre con il resto in termini di assist Alessandro, e questa volta che nel primo tempo si contraddistingue per palleggio, ha giocato un po' troppo in orizzontale come non ama vedere Sarri, l'ha detto anche in conferenza stampa, però globalmente la Juve ha dimostrato di avere idee e di avere anche una buona condizione atletica in vista poi della sfida con l'Anzio. Non preoccupa oltre misura Alessandro, è chiaro che verrà valutato nelle prossime ore, però Sarri subito al post partita, la mia partita domani in conferenza, ha detto vedremo, però non sembra un infortunio serio, mentre resta a verificare Szczęsny, domani in allenamento decisivo, questo problema al pettorale destro, 4 giorni out, non si è allenato, però anche qui sembrava trapelasse da Sarri un cauto ottimismo. Sampdoria che ha messo in campo tutto quello che aveva, una buona organizzazione, questo 4-4-1, un po' su questa volta da Lorenzo e Caprari in attacco, acciaccati Gabbiadini e Pugliarella in panchina, traballante, meglio decisamente a ripresa, qui bene bene anche Rabiot, terza partita di fila per lui, ancora nelle vesti di mezzo destro, mezzala destra, quindi gli argomenti non mancano a partire da questo di Gualdo, no, il presidente pesante, che tanto piace ai tifosi, che anche tante soddisfazioni sta fornendo a Sarri, che lo sperimenta oggi per 69 minuti, inserendo poi Ramsey al posto di perché è entrato Ramsey, guarda, i furbi fanno un commento, Romeo Agresti, un commento a caldo. Con questo vento a caldo poco, commento a freddo, buonissima nel primo tempo, un po' meno. Però le partite bisogna chiudere nel secondo, sì, ecco, probabilmente ad un certo punto della ripresa la testa era già avanti a domenica in Supercoppa. Pensavo a domenica in, si concludere il video così. Non credo. Mi raccomando ragazzi, ora ci concentriamo sulla Arabia Saudita, sulla partenza di venerdì della squadra, ci saremo a caselle cercando di prendere appunto i bianconeri che raggiungeranno l'aeroporto torinese per poi tuffarsi anima e cuore verso questa grandissima sfida con la Lazio, che ricordiamo ha già dato una sperla alla Juve 3-1 recentemente in campionato. Un abbraccio e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e mettete like nei video.